errore di lettura. E quindi in questi casi cosa fate? Si perde tempo. Si perde tempo, si prova, si riprova, si riprova. È così. Oggi rodaggio. Oggi rodaggio. App a prova di pazienza, la spunta verde non arriva. Per il primo giorno in cui i ristoratori sono alle prese con il controllo del certificato corredato da documento di identità ai clienti che vogliono mangiare all'interno. E già notano un calo di presenze, complice anche l'inizio delle ferie. Comincio a preoccuparmi, nel senso che intendo il Green Pass come il modo per evitare eventuali provvedimenti di chiusura e restrizioni con l'arrivo dell'autunno, ma noto anche al tempo stesso per ora che forse l'affluenza sta diminuendo rispetto a quello che era il trend del periodo. Vedremo. Poi c'è la reticenza a mostrare il Green Pass, chi chiede espressamente di mangiare all'aperto e non solo per il clima, e la lamentela nei confronti di chi la regola è tenuto a seguirla. Siamo preparati ad essere, come dire, il fulcro di eventuali lamentele, considerazioni di ogni tipo da parte delle singole persone. E poi c'è il fronte degli orgogliosi green passizzati che lo mostrano con la soddisfazione di chi può accedere senza problemi e nel rispetto della sicurezza e della salute anche degli altri. E non ci facciamo problemi perché il green pass lo abbiamo, se ce lo chiedono siamo a posto, vaccinare siamo vaccinati, quindi noi siamo tranquilli. Speriamo che col green pass portano i gruppi a Venezia, qui i pullman, e noi possiamo lavorare con le barche, capisci? Perché abbiamo le barche da gran turismo, è un anno e mezzo che siamo fermi. Fatto subito, per forza, non si vive se no. Abbiamo dei clienti che hanno dimostrato tutti che hanno il Green Pass, non hanno creato problemi, abbiamo l'applicazione che noi controlliamo, quindi controlliamo i clienti, tutto. Ciao! E no, non ci sono stati problemi, è andato tutto bene. Erano abbastanza preparati.